Bentornati sul canale del Pelicano East con questo ultimo episodio di Conflict Vietnam. Perché l'ultimo episodio? Perché abbiamo finito il gioco? No, purtroppo non ci siamo riusciti, abbiamo avuto parecchie difficoltà, ci siamo arrabbiati parecchio in live la scorsa volta che lo abbiamo giocato. Questo Conflict Vietnam purtroppo, oltre ad avere delle pecche tecniche che comunque potremmo anche perdonare considerando l'anno di uscita, presenta purtroppo delle missioni che sono rotte in partenza, cioè sono pensate male ed eseguite peggio. E quindi abbiamo deciso insieme in live l'altra sera di fermarci, di non continuare qui. Abbiamo comunque giocato più della metà del gioco e abbastanza per poterlo giudicare, e purtroppo non sarà un giudizio positivo. Quindi questo che vedrete è l'ultimo episodio su Conflict Vietnam. E dopo questo ci giocheremo Conflict Global Storm a difficoltà difficile. Ma intanto godetevi l'ultima delirante avventura su Conflict Vietnam. Buona visione. Ecco. Oh, come? Ma come siamo morti tutti? Ok, non è cominciata bene. Possiamo dirlo? Non è cominciata bene? Inizia male e finisce peggio, esatto. Sarà sicuramente così. Sarà sicuramente così. Lo scopriamo pian piano. Già che nella missione ci stanno pure in mezzo i topi, già. È tutto dire. Oh, no. Ok. Kit medico. No, non ho fatto in tempo. Bene. Oh, no. Dragman. Aia, queste granate di merda. Dove sta l'altro a terra? Ah, qua. No, un'altra granata. Che palle, che disastro, che disastro. No. Quanti sono, raga? No, sono troppi. Non è fattibile. Non so che fa. Ok, sono riuscito a curarne uno. Provo ad andare a curare pure l'altro. Ok, dai. Mamma mia, Junior, stavolta il cecchino è quello che ha salvato tutti. Incredibile. Copri. Stava a tirare granata quello. No, ce l'aveva già innescata. Meno male che non mi sono avvicinato subito. Meno male. Porca troia. Senti, ma se proviamo a tirare un fumogeno, tipo, qua davanti? Ah, finita. Obiettivo primario completato, vediamo un po'. Sì. Ho tirato pure il fumogeno. Ok, missione riuscita, non ci abbiamo messo neanche tantissimo. Ah, vuoi prendilo però? Ma dai, ma che mira è? Ma dai. Ma gli sparava un metro sopra la testa. Cioè, questi dovrebbe essere tipo un reparto speciale dei militari, no? Pensa agli altri militari, come so, se questo è il reparto speciale. C'ho paura degli RPG. E infatti, l'ha tirato. Mi sa che ha ammazzato il compagno suo stavolta. Addirittura è stato positivo per noi l'RPG nemico. Ok, la granata non è riuscita a tirarla quella, però gli è cascata sicuramente, mo esplode. No. No, però... Oh! Dove la granata? Cioè, gli è andata addosso, eh. Quello pure la stava a tirare, meno male che l'ha preso subito. Madonna, che... Il panico. Ho finito pure le munizioni poi in tutto questo. Qua è un cazzo di labirinto adesso, raga. Ah, dobbiamo passare da sopra il ponte. Aia. Oh, ma i compagni non fanno nulla. Se non la smetti di spararmi addosso, morirai distanziato molto lentamente.
I compagni sono la cosa più inutile, raga. Niente, 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 non sparano. Sì, vabbè, sta granata chi l'ha tirata, scusa? Ma chi? Chi? Fortuna che ho salvato, stavolta. 25 febbraio 1968. Questi sono civili? Ah, così proprio, davanti al... Ecco, bello. ammazzami, per favore. Vai, spara. Spara. Ma che missione è, scusa? Davanti al blindato e senza RPG. Cioè neanche di... Sai, inizia la missione, devi essere pronto a prendere subito il personaggio e lasciare l'RPG. Prende subito l'RPG, equipaggiarlo, mira, spara e spara prima di lui. Ok? No, neanche quello, non c'è l'RPG. Come? Ma come? Perché io avrei dovuto lasciare la missione della barca, quella che abbiamo fatto la settimana scorsa. Lì avrei dovuto di no. Basta. Poi ho dovuto, stasera io ho voluto dare un'altra occasione, ho voluto vedere. Forse si può, magari si migliora nelle ultime missioni. Infatti la prima missione stasera, nulla da dire. Poi però, il tracollo.